Carolina Bubbi o sul palco giovani del MEI, raccontaci un po' questa esperienza. Sì, sono molto felice di poter partecipare per la prima volta al MEI, che è un'importantissima realtà, insomma, storica, la più antica occasione di potersi, insomma, definire un artista indipendente. Io lo sono a 360 gradi, sono 10 anni che investo su me stessa in maniera autonoma e sostengo la mia etichetta, che è San Village Records, un'etichetta pugliese che crede molto nella qualità e cerca di, insomma, portare avanti quelli che sono i suoi artisti con grande passione e grande sostegno, soprattutto, diciamo, sostegno, come dire, familiare in un certo senso, no? Quindi seguire l'artista veramente a 360 gradi. Sei sul palco riservato agli artisti più giovani, ma non sei un artista giovane, sei in attività da ormai tanti anni e hai già 3 album alle spalle, se non vado errato, quindi per te, tra l'altro, è la prima esperienza qui al MEI, però hai già alato dei palchi abbastanza importanti. Mi viene in mente quello dell'Ariston di Sanremo, certo, nelle vesti di direttrice d'orchestra per Il Volo, e tra l'altro quell'anno ha vinto. Quindi, sì, emozione è stata? Beh, insomma, una delle esperienze più grandi della mia vita, mi ha portato a confrontarmi con le mie emozioni e con la gestione di, insomma, una responsabilità molto grande. È stata per me un'esperienza molto temprante, molto formativa, che mi ha portato a capire quanto è importante vivere con spontaneità e, come dire, e presenza, ecco, mentale, e grandi occasioni come quelle. Sicuramente mi ha portato tante cose belle, tanti bellissimi contatti e un'esperienza dove mi sono vista capace di gestire, insomma, un palco molto molto importante. Cosa vuoi raccontare o la tua musica? La mia musica è un'esperienza per me ogni volta. Scrivo canzoni per migliorare la mia persona, per scoprirmi, per conoscermi e per quindi evolvere. E l'augurio è quello che possano davvero guidare la mia via e guidare la via di chi si incontra con queste canzoni e riesce a specchiarsi davvero, può cambiare qualche minuto delle giornate delle persone, quindi evolutivo per me, evolutivo per chi ascolta. Dalla Puglia fino a Faenza, e questo viaggio per te cosa significa, questo viaggio di oggi per arrivare qui su questo palco? Ma un viaggio come tanti altri viaggi, siamo abituatissimi ovviamente a essere sempre in movimento e assorbire tutte quelle che sono le energie di un luogo, le energie delle persone che abitano questo luogo, quindi insomma sono in ascolto di tutto quello che accadrà, le persone che conoscerò. Siamo in un periodo in cui gli artisti sono spesso messi a dura prova, sottovalutati forse un po' da restrizioni, a volte senza un senso logico. Vuoi dirci la tua sulla situazione attuale? Ieri c'è stato uno sciopero, ricordiamo, c'è stato uno sciopero di 15 minuti proprio per dare voce a quegli artisti, e spesso voce non ce l'hanno. Sì, diciamo che l'Italia non è un luogo dove ti senti rispettato e considerato come lavoratore dello spettacolo, e quindi, insomma, ci vediamo costretti a manifestare questo disagio gravissimo. Proprio prima eravamo al tavolo e ci dicevamo che se le cose continueranno in questo modo saremo costretti in qualche modo a abbandonare il campo. Quindi spero che questo non accada e che l'Italia si muova davvero nel senso di imparare veramente a considerare il musicista come un lavoratore e sostenerlo, come in altre parti dell'Europa accade, senza andare troppo lontano. Vedi la Germania, vedi la Francia, vedi l'Inghilterra, che, insomma, sostengono veramente i lavoratori. O facendo un salto più in là, in Argentina, in America Latina, dove c'è il sindacato di musicisti addirittura, che, come dire, è una figura professionale estremamente considerata e tenuta, insomma, conto, no? delle decisioni del sistema proprio economico. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per la tua performance di quest'oggi e speriamo di risentirci presto. Grazie, ciao a tutti.